Se possiamo aggiungere, oltre alla battaglia per un'Europa diversa senza euro e alle mille piazze per informare sui disastri dell'euro nel fine settimana, però Milano si sta facendo ridere dietro nel mondo, oltre che per le vicende legate alle mazzette di Expo, a cui la Lega è assolutamente e orgogliosamente estranea, anche per il fatto che il teatro più importante del mondo, che è il teatro alla Scala, che il mondo ci invidia, ha un sovrintendente che acquista a prezzi di realizzo allestimenti da altri teatri, dove guarda caso sta ancora lavorando, e il sindaco di Milano non ha le palle per fare quello che qualunque sindaco dovrebbe fare, ovvero sia rimuoverlo e farlo tornare al suo lavoro. Se riusciamo anche a imbrattare l'immagine di quello che è di più prezioso Milano e l'Italia dal punto di vista culturale hanno nel mondo, ovvero sia il teatro alla Scala, il sindaco di Pisapia e la sinistra avranno una responsabilità morale enorme che ricadrà fino alla settima generazione su chi si ricorderà che il teatro alla Scala è diventato un centro commerciale che ricicla allestimenti altrui. E quindi mi spiace che proprio oggi il Consiglio di amministrazione abbia dimostrato di essere quanto di più pavido a livello e forse peggio che per la vicenda Expo, perché Expo è la vetrina di Milano e dell'Italia sicuramente, e chi la usa per gli affari personali meriterebbe la legge islamica, il taglio delle mani, fuori dubbio. Detto questo, la Scala è la Scala, e quindi usare la Scala per gli interessi propri penso che sia doppiamente grave, e Milano non si merita questo. Quindi io vi ringrazio, e noi non taceremo né sulla vicenda Expo, perché bisogna andare fino in fondo con un aspirapolvere di quelli industriali, né sulla vicenda Scala, perché chi rovina l'immagine, il buon nome e il marchio di Milano nel mondo deve essere allontanato a calci nel sedere nel più breve tempo possibile. E so che l'intero gruppo e la delegazione di Regione Lombardia, che ringrazio per la presenza di Giunta e Consiglio, sono dalla nostra parte della barricata, dalla parte giusta, e quindi per questo li ringrazio. Adesso andiamo a fare una verifica di Giunta, dai.